Ciao ragazzi e Cerchiamo in questa bentornati. zona. Vediamo cosa troviamo. Sì. Beh, è stato intenso. Stai bene? Traditore. Sì. Troviamo quella torre radio. Oh, che bel granchiotto. Ehi, magari in quella barca laggiù c'è qualcosa. Arrivo. Questa zona decisamente open, non me la ricordavo. Mamma mia, come scatta Joy, guardate. È una roba da rabbrividire, vabbè. Forbici, alcol che abbiamo già. Ok. Ah, quella barca. E qui veramente si vede moltissimo la somiglianza. Sì, con Uncharted. Davvero molto. Dai, cerchiamo la reliquia misteriosa, no? Com'è che si chiamava? Strana reliquia, tipo. Avete presente gli easter egg che mettono quelli di Naughty Dog in ogni gioco? Da Jack and Dexter a Uncharted? Ecco, quella. Coltellaccio, vero? No. Pensavo. Quando è in acqua la questione è diversa. No, volevo leggere la nota, io, il collezionabile. Sti cazzi. Vediamo un attimo. Fumetti, manuali, molotov. No, cosa ho trovato? Reperto, forse. Questo qua, biglietto barca. Sì, dai, questo qua è. Beh, pare che abbia evitato il caos e la follia per un tempo fin troppo lungo. Il mio tempo in mare sta giungendo alla fine. Ho pochi rifornimenti e questa barca ha visto giorni migliori. E sapete una cosa? Prima o poi doveva succedere. Immagino sia ora di scoprire cosa resta dell'umanità. Tanto, cosa può andare storto? Se trovate il mio scheletro, fatemi un favore, non camminatemi sul teschio. Ah beh, insomma. Simpatico il tipo. Vediamo cosa c'è nella stiva. Si dice stiva? Penso di sì. Ah, una piastrina delle luci. Ok. Quindi un collezionabile. E basta, direi. Basta, perché peccato. Mi aspettavo qualcosa di più in realtà, però vabbè. E qua dietro? Un'altra barchetta con un oggetto dentro, mi pare. Vediamo. Un bastone, ma è anche dei colpi. Oh là, perfetto. Questo qua ormai è inutile. Questo qua è altrettanto inutile con tre colpi. Però d'altronde o così o così. Non si può andare di qua. E qua non c'è niente, vero? No. Per un secondo ho pensato gli avresti sparato. Già, c'è mancato poco. Quel pezzente maledetto. Credo sia una buona cosa averlo in paraggio. Lo penso anch'io. Sì, ma però. Avevano tutti una barca. Sì, io avevo uno yacht di 20 metri. Sì, sì. Davvero? No. Ehi, hey, Ellie! Mi sa che abbiamo trovato qualcosa. Andiamo. Arrivo. Arrivo, arrivo. Fate prima guardare un attimo qua intorno, eh. Una via parallela. Anche qui, ragazzi, se ipoteticamente vedete errori di registrazione, fatemelo sapere. Dammi una mano con questa. Ah. Io penso in realtà di aver trovato il problema che mi dava le altre volte. Un cavo HDMI è okay, difettoso. Insieme. Forza, facciamolo. Però non è sicuro, Ok, dai ragazzi, via. Ok. Pa, 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 pa. Quasi quasi ti chiuderei fuori io. Non sai quanto vorrei farlo. Per stavolta, dai. Ehi, fuori le torce. Dato che siamo sotto Natale. Qualcuno sta imparando finalmente. Scherzo. Grandioso. Che spettacolo qua. Mamma mia, mamma mia. E di qua dove si va?
Vediamo se c'è qualcosa di bello. Oi là. No. Bene. Questo quando l'hai preso, ma sei un cretino, cazzo. Tutto al massimo qua, vediamo se possiamo craftare qualcosa. Un coltello, oppure questo. Questo dai. Bene. Bene. Buttati Joel che è morbido. Più o meno. Allora da qua siamo venuti, per cui si va avanti. Sì. Ok, guardiamo da questa parte. Come noi di qua e loro di là? Non mi piace questo posto. Neanche a me. Non abbiamo un'intenzione. No, purtroppo. Se riesci ad aprire la striscia dentro e sblocco la porta. Brava. Oh, cavolo, che ratto enorme. Nei periodi di fame, fidati che quel ratto te lo mangerai. Te lo assicuro. Nel frattempo Ellie ci salva la vita. Ma di qua cosa c'è? Ehi, di qua! Ah, davvero? Allora questa qua è una parte secondaria con degli oggetti buoni. Vediamo. Se la parte principale è di là, vuol dire che questa qua è una parte opzionale. Wow. Biglietto fogne. Sono stato via per qualche mese e il mondo ha fatto in fretta ad andare a puttane. Ovunque ti giri ci sono infetti e non che cercano di ucciderti. L'umanità non è più in cima alla catena alimentare. Mi sorprende di essere ancora in vita dopo tutto questo tempo. Queste fogne sembrano abbastanza sicure. Il numero limitato di entrate e uscite la rende più facile da difendere e, se qualcuno riuscisse a entrare, puoi sempre seminarne nel labirinto. Non sarò forte, ma sono veloce. Forse devo solo prendere tempo qua sotto mentre le cose di sopra si sistemano. Penso che per un po' diventerò un uomo talpa delle fogne. Auguratemi buona fortuna. Ish. Questo qua praticamente è lo stesso cazzo dell'imbarcazione, eh. Ish. È lui, è lui. Quindi è sopravvissuto all'arenaggio con la barca. E dopo si è nascosto qua. Bravo ragazzo, bravo. Chissà se ce l'ha fatta oppure se è morto semplicemente un po' dopo. Vabbè, vedremo dai. C'è qualcosa di bonazzo qua da prendere, no, eh? Qua sotto magari, vediamo. Nel frattempo Joy va con molta calma, come al solito. Fastidiosamente con molta calma, eh. Oserei dire. Un po' troppa calma. Maledetto Joy. Ok. Possiamo uscire da qui. Dobbiamo trovare una piattaforma? No, dobbiamo buttare in acqua? Beh, io non so nuotare. Lasciate fare a me. Allora siamo in due. Okay, Joy. Come attraversiamo? Perché? Per inventarci qualcosa. Ho fatto troppo piano forse. Forse possiamo usarlo in qualche modo. È proprio bloccato credo, eh. Perché mi sono impegnato adesso, ma niente. Ah, ecco perché. Dai. Bravo. Adesso si alzerà. Harry, fai una prova. Ok. Dai, pelandrone, dai. Vediamo se c'è qualcosa da prendere qua sul fondale. Bene. Troppo basso qua, mi sa, eh. Ma perché non vai più sotto, cazzo? Comunque qui no, non c'è niente da prendere, direi.
Riesci a salire in qualche modo qua? No. No. Va bene, andiamo avanti. Nel frattempo musica inquietante, avete sentito? Qui mi immagino già un sacco di nemici, Mamma mia. Di qua o di là? Vediamo un po'. Ecco appunto. Vediamo un po', ragazzi, se andiamo a cercarci dei problemi. Oh merda. Non sei morto? Male. Dai, vieni qua. Sono ancora intero. Mamma mia, l'ho squarciato questo. Cazzo. Guardate. Sbudellato proprio. Questo più che altro mi ha stupito che... Boh, gli ho fatto un headshot da molto molto vicino e... Come se niente fosse, cazzo. Vabbè, questo qua era un'area opzionale. Biglietto scambi, vediamo. Ieri ho incontrato della gente che non mi ha sparato a vista. Incredibile, lo so. Abbiamo scambiato alcune provviste, poi ognuno è andato per la sua strada. Avevano dei bambini con sé, sembravano piuttosto spaventati. Gli ho quasi detto di questo posto. E se fossero come gli altri? E se... Puntini, puntini, puntini... Sai che c'è? Non mi interessa. A cosa serve sopravvivere se non hai nessuno che ride alle tue battutacce? Domani andrò a cercarli, vedrò se vogliono unirsi a me qui. Ish. Che è lo stesso tipo di prima, ok. Ma evidentemente, dato che qua non c'è più nulla di suo, mi sa che... Diciamoci la verità, per me è fatta una brutta fine. Però fa piacere ricostruire la sua storia, poverino. Allora, sto qua lo pigliamo e lo buttiamo giù, giusto? Dai. Yeah. E questo va bene per raggiungere il generatore, direi. Prima però guardiamo anche qua sotto cosa c'è. Qualche oggetto. Vabbè. Nient'altro? A quanto pare no. No, un vicolo cieco, ragazzi. Vicolo cieco questo, ok. Dai Joy, prendi sta tavolozza. Sto bancale, sto palle. Ups. Dai. Qualcuno monti su, dai. Nessuno? Che cazzo è successo? Andiamo, Ellie. Dai, Ellie. Oh, ecco fatto. Astuto. Embe. Ah, non vedo l'ora di uscire da qui. Sto cercando di... Ragazzi, non va più un cazzo qua, lo vedete? Vabbè, vaffanculo che sta torcia là. Non va più la torcia, davvero? Oh. Basta, spegnila, si è buggata la torcia, cazzo. Okay, vediamo se il generatore è ancora carico. Tentar non nuoce. A meno che non sia perché sono in acqua e quindi non può farlo. Boh. Grande! Ah sì, dai. Beh, noi? Cioè, io? Magari mi aiutano loro, vediamo un attimo.
E adesso? Devo venire lì? Ok. Dammi la mano. Arrivo. Quanto casino fa sto generatore? Non riesco neanche a sentire cosa dicono, ve lo giuro. Come se non avessero parlato praticamente. Dai, va. Che storia è questa? Bene. E vai, livello 3 ragazzi, livello 3, però niente dai. Chissà se troverò anche il quarto oppure se l'ho perso. Oh. Oh. Ops. Trappola sonora. Una che? È una specie di allarme. Io non sento niente. Qualcuno viveva qui, ma non più a quanto pare. Chi vivrebbe qui dentro? Qualcuno che credeva di poter tenere al sicuro un posto come questo. Un canne mosse, ragazzi. Tanta roba. Questo qua è il posto della pistola, sì. Bella lì. Sono contento. Devi andare di qua o di là? Vediamo. No, allora fermi. Ho capito che si va di qua per la storia principale. Però fatemi esplorare il covo prima. Bombe potenziate. Il raggio dell'esplosione è ora più esteso di 1,5. Bene. Bene. Se avessi un bancone da lavoro, guardate, sarei ancora più contento. C'è il bancone da lavoro? Niente bancone da lavoro, purtroppo. Vabbè. Gol. Ah, sto qua giocava a calcio. Vabbè, bravo. Bene. E niente, possiamo andare avanti adesso. Sembra che il problema della registrazione sia passato. Ma speriamo bene, dai. Ehi! Altri tre arrivano? Bene. Qua ho shorty, vero? Ecco. Cazzo. Ma vaffanculo. Sì, ma lei ragazzi, io gli ho sparato, cazzo, Non l'ho neanche sfiorato, non so come sia possibile, comunque va bene. E uno. Dai. Altri tre arrivano. Sì. Dai, vieni. Bravo. Ok. Sì, però. Ora sappiamo che è successo a questa gente. Tutti i colpi sono clicker, direi che hanno fatto una brutta fine da tempo. Continuiamo ad avanzare. Speriamo solo che non ce ne siano altri. Lo so, è improbabile. Vediamo un po'. Ai, poverino. Mi sa che sto qua è Ish, ragazzi. Sospetto che sia Ish. Ma in realtà c'è anche qualcun altro qua assieme a lui. Oh. Vediamo un po' la fine di Ish.
Ehi, Susan, volevo solo dirti che questi raccoglipioggia sono una grande idea, un modo intelligentissimo di raccogliere acqua senza doversi spostare. Spero che non ti dispiaccia, ma ho dato ai ragazzi un paio di pistole ad acqua, perciò ovviamente è tutto il giorno che sono zuppo. Se non vuoi che le abbiano, dimmelo e me la farò restituire. Ci vediamo stasera a cena, ti avverto però. Kyle farà di nuovo il suo polpettone speciale, alias polpettone di ratto, ve lo dico io ragazzi, fidatevi. Anche perché, visto le circostanze, non credo ci fosse tanta altra roba da mangiare. In ogni caso, un banco da lavoro qua non c'è. E sono morti sti qua, poveretti. Poveri disgraziati. Peccato perché avevano un bel rifugio, eh. Le regole della casa, avete visto? Bene. Ok. Coltello? Pensavo. Oh, qua poverini. Alle strette, eccole qua la morte loro. Siamo in trappola. Credo che gli altri siano tutti morti. Alcuni dei piccoli sono con me. Ci sono degli infetti che picchiano sulla porta, non so per quanto a lungo resisteremo. Se Ish e gli altri sono vivi, forse riusciranno a raggiungerci. Se si arriverà a quel punto, farò in modo che sia una cosa veloce. E infatti, mi sa che... Cristo. Eccoli qua, mamma mia. Tutti morti, sti qua, poveretti. Hanno fatto proprio la fine del sorcio, eh. In trappola. Che tristezza. Sì, ma... no, cazzo, è meglio questo, eh. Io sto raccogliendo un sacco di rottami. Ma tavoli da lavoro, cazzo, per potenziare le armi, no, eh. Piccolo discorso materialista davanti a delle persone morte. Comunque, vabbè, insomma, è la verità. Va bene. Ehi, forse da lì si esce. Forse, ma non potrei spingerti lassù. Magari c'è un'altra strada. Quasi quasi faccio maestro con i coltelli. Maestro con i coltelli, quello che è. Però è anche vero che i coltelli non sono mai tanti. Salute massima, dai. Ecco. No! Sì, tutto Cazzo. ok. Sono stato io. Ho fatto scattare un cancello di sicurezza. Henry, proviamo a sollevarlo. Troppo pesante. Che situazione. Sì, lo so, come ogni volta. Cliche! Oh cazzo. Questa cosa non si sposta. Andiamo fuori di qui. Sam, stagli vicino. Henry, cazzo, muoviamoci! E tu proteggilo! Via! Sì, anche viceversa, eh. Non lo so, ragazzi, io posto di Joy, cioè se qua c'è un Ancora tutto cancello bene. così enorme, Sì, lo so. io avrei fatto rumore qua, Ok, ragazzo. Cerchiamo di trovare una via d'uscita da qui. Boh. D'accordo? Ok. Stavo dicendo, ragazzi, io avrei fatto rumore lì per attirarli e dargli almeno un po' di tempo. Shorty al massimo, non vi preoccupate che adesso lo sfruttiamo per bene. Hai visto anche tu? Stammi dietro. Se corro, fallo anche tu. Sì. Forse qua la distanza d'ascolto maggiorata era più utile della salute massima. Ma ormai è tardi.
Aiuto. No. No, no, no. Dammi tempo di spararti, per favore. Ecco, appunto. Bella lì. Ops. Aiuto. Cazzo. Vieni qua, dai. Ho pochissimi colpi, ragazzi. Aiuto. Ma quanti sono, cazzo? Ehi, vabbè. Ci siamo ritrovati un po' alle strette, eh. Vabbè. Niente. Sono troppi, eh. Ma che cazzo? Mancati collisioni, bene, dai. Ce l'hai fatta. Boh. Dobbiamo andare avanti. Tu stai bene? Sì. Boh, boh, boh. Non lo so, ragazzi. In ogni caso, buono. Non abbiamo più niente, non abbiamo più corpo a corpo. Boh, siamo proprio messi come dei disperati, cazzo. Torniamo indietro. Prendiamo le munizioni qua, visto che ci siamo. Bene. Ricarichiamo un po' di cose. È stata ardua, eh. Ammazza. Ok. E qua mettiamo questo, dai. Anche se in realtà il revolver contro i clicker non è proprio il massimo, eh. Per esempio, c'è motivo che bisognerebbe sparargli in testa oppure smembrarli. Buono. Buono. Riusciamo a salire qua, sì? Bene. E qua? Cosa c'è di bello? Pillolozze! Un coltello che prima abbiamo giustamente craftato. Vabbè. Vediamo un po'. Buono. Dovevano essere in tanti. Chi viveva qui, intendo. Sembra di sì. Anche questo qua l'abbiamo appena potenziato, la nostra cosa. Mazza da baseball. Niente, ce n'era una già fatta qua. Che palle. Fastidio. Che spreco di risorse. Vabbè, dai, non importa. Così è. Non potevamo saperlo. Poi qua c'è qualcosa da prendere. No. Quanta vita abbiamo? Insomma. Qui niente. Niente. Niente.
Era proprio una super base questo comunque, eh. E sono tutti morti, cazzo. Che tristezza. Che desolazione. Qua addirittura c'era la zona bambini, mamma mia. Guarda questo. Sembra un'aula. Danny Ish, i nostri protettori. Vorrei saperlo anch'io. Di certo non meritavano tutto questo. Non è che non l'hanno protetta, è che probabilmente non ci sono riusciti, poverini. Che colpa vuoi fargliene? Così è andata, ragazzo. Però qua è un vicolo cieco, eh. Dove dobbiamo andare? Dove si va? Ah, qua sopra, ok. Infatti. Dai. Da pure. Ecco fatto. Bel lavoro, ragazzo. Già. Chi si è? Andiamo. Lila. E qua? Joel, sono loro. Sam. Grazie al cielo. Oh, cazzo. Aiuto. Sam. Aiuto. Scappate. Ce ne sono troppi. Sì. E con questo lo blocchiamo. C'è niente qua, no. Vai, 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 vai. Vai, via. Sam! È strisciato di là. Cosa ha fatto? Sam, che cavolo fai? Ci tira fuori. Dai. Allora sbrigati. Ma come fanno a non riuscire ad aprirla, per curiosità? È una porta. Aiuto, 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 aiuto. Ups. Bene, bene, molto bene. Cazzo! Merda, è bloccata! Fammi scaletta! Posso uscire da quella finestra! Aprila dall'altro lato! Fai in fretta! Ehi, forza, Sam! Non devi restare qui! E tu? Starò bene! Forza! Vai! Mi sa che qua... Pronti! Ecco appunto! Vai! Ma no! Cazzo! Ok. Cazzo. Bene. Non è andata come volevo, direi. Neanche un po'. Ci siamo. Ci siamo. Aiuto. Mangiate. Cazzo! No! Ho sbagliato tutto, ragazzi, eh. Wow. Oi là. Ecco appunto. Mamma mia, se sta parte è difficile.
Più che altro non capisco che cazzo servono i barattoli, se non dovrebbero tipo attrarli in qualche modo, no? Forse mi ricordo male, non so, vabbè. Dai, infami. Chi è? Bene. Merda, non benissimo. Cosa fai? Gli spari o no? Ma che cazzo? Ecco. Cazzo. No. Mamma mia, sta parte di merda, se la odio. Allora. Pronti? Questo. Vai. Ok. Tieni. Bene. Qua l'ho scazzato perché non dovevo sprecarlo così quello lì, Bene. Ok. Ok. Bene. Sì, ma difendimi nel frattempo, cazzarola, altrimenti. Ecco, fatto cosa, andiamo. Ciao. Che muoversi. Forza, andiamo. Spero di aver preso tutto. Oh. Aria fresca. Sì, più o meno. Guardate qui. Cos'è? Uno scherzo del cazzo? Grazie dell'avvertimento sull'altro lato. Infette l'interno. Ci siamo. Forza, andiamo. Bene, ragazzi. E con questa fuga rocambolesca noi chiudiamo la puntata. Grazie. Come stai, piccoletto? Beh, ascoltiamo il dialogo. Ci è mancato poco, eh? Già. È stato uno dei nostri momenti migliori. Ma ne siamo usciti. Già. Diamo la puntata, grazie e alla prossima.